Avvocato Alfano, parliamo di uno dei momenti più tristi che una persona incontri in una giornata dovendo fare i conti con l'invidia collettiva. Purtroppo l'invidia è un debito di prostrazione psico-emotiva, comportamentale e azionale che si rivale sugli individui oggettualizzandoli. È una sorta di tormento, di rabbia interiore per coloro che è un fenomeno antisociale che credo che si acuizzi soprattutto nei microcentri, nei piccoli, piccoli paesini, nella nostra amata Italia, quella più piccola, dove c'è un provincialismo esasperato e dove non c'è un ampliamento degli orizzonti socioculturali. Un ultimo studio di un grosso scienziato inglese e americano ha statuito, e anche spagnolo, ha statuito che, studiandolo, che nei microcentri, nei piccoli borghi, dove le distanze sono ridotte all'uncino, si acuizza e aumenta il tasso di aggressività. Sono le piccole, dice il professore, lo scienziato, sono le piccole dimensioni, i piccoli spazi che fanno aumentare la litigiosità, che fanno aumentare l'aggressività e noi dobbiamo bandirlo perché è anche sinonimo in una società che si professa civile di vigliaccheria, di essere poco edificanti, di essere peggiori. Diceva un grande filosofo, è il tormento dell'inevitabile. E io, quasi come volendo parafrasare un noto personaggio dell'amata nostra tradizione napoletana, Pulcinella. Ma sempre in senso ironico, per spiegare che cosa? Che bisogna molto spesso ampliare i nostri orizzonti socioculturali, evitare, bandire il provincialismo esasperato e cercare di capire di essere più empatici e più compassionevoli. Essere più empatici e compassionevoli, perché l'invidia, vi assicuro, è un fenomeno antisociale che non porta a nulla, è come un boomerang, diceva Pavese, ritorna sempre a colui che l'ha inferto. E questo proprio nei piccoli centri. Più i centri sono piccoli, più si sviluppa questa competitività che prende delle forme, diciamo, diverse, ma colpisce in vari settori. Certo, colpisce in tutti i settori, quelli della sanità, della giustizia, della scuola, in tutti i settori. Ecco perché bisogna fare una sorta di sforzo di intelligenza, e quasi gli psichiatri la chiamano disregolazione umorale affettiva, un disturbo della personalità, che può essere sanato. Facendo un'analisi su se stesso, un'autoanalisi sul proprio io, cercandolo di quantomeno di mitigare quella rabbia, quella frustrazione, quel debito di frustrazione psico-emotiva e comportamentale che poi può sfociare e sfocia in questi eventi efferati che sono disdicevoli e deplorevoli. Ecco perché io invito sempre ad andare a una scuola di educazione emotiva, di intelligenza emotiva, di alfabetizzazione emotiva. Riusciremmo e riuscirebbe questa scuola di educazione emotiva, non più di disregolazione umorale affettiva, a rendere più empatici, lo ribadisco, e più compassionevoli gli individui. Grazie.